Bentornati a una nuova parte di Gravity Rush. E ora prendiamo il treno per Verde Centre. O Verde Center, vabbè, quel che è. Il treno in partenza dal primo binario. Ciuf ciuf! Tu. Ah, va che bella questa zona della città. Va che bella, che bella, che bella. Centro città, verde centre. O verde centre, vabbè. Guarda cosa vedo lì, guarda cosa vedo lì. Cominciamo bene, guarda lì cosa c'è. Però più tardi. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Io scendo. Wow, per un pelo! Ecco, visto cosa succede ad attraversare i binari, ragazzi? Ecco, visto? Ricordatevi, ragazzi, mai attraversare i binari. Mai usate il sottopassaggio. Ah, eccoci qui. È tutto per una lettera, santi Dio. Episodio 12. Attenzione là sotto! Ma guarda te che mi tocca fare! Olè! Allora. Mamma mia, guarda che roba qua sotto. Non vedo l'ora che esca Gravity Rush 3, così almeno. Magari, non lo so, io dico, questa è la mia supposizione. Si andrà a visitare il mondo che c'è sotto il pilastro della Terra? Insomma, c'è questo pilastro che sorregge il mondo. Sopra, vabbè, Gravity Rush 2, sappiamo cosa c'è. Ma sotto, in fondo, in fondo, in fondo, che cosa c'è?
Mamma mia. Ecco, io odio quei momenti in cui esce un gioco, ti piace e saprai che ci sarà un seguito, ma questo seguito dovrai aspettare un po'. Ah, bene, non ho la gravità. Un po' qui ad esempio Gravity Rush, che non vedo l'ora che esca il terzo capitolo, però visto quando è uscito il primo e il secondo, 5 anni o 6, è una bella attesa. Oppure Nier Automata. Tra Nier Automata e Drakengard 3 quanto tempo c'è stato di differenza? 4 anni. Io odio questi periodi perché sono lì che fremo del tipo quando esce, dai che voglio che continui la storia, voglio vedere come andrà a finire. E invece... Aia! Scusa, Kat. Sì, meno male che questa qui c'ha una testa dura come l'acciaio. No, dai che ce la faccio. No, no, no. Aia. Occhio! Porca vacca, Kat, ma tu hai un corpo indistruttibile. Certo. Certo che per recuperare una lettera, Dio santo. E perdiamo ancora i poteri, ecco. E che palle! E adesso, e poi come ritorno a Exville? E adesso che sei scesa chissà quanti chilometri sotto... Guarda. Mamma mia, Kat, quanto sei sveglia a volte.
Cioè, adesso si comincia a chiedere: ehi, ma come torna Hexville? Sei scesa a chilometri e chilometri sotto la città e adesso ti preoccupi di: oh, ma come ci ritorno? Guarda te, sta qui. Così sembra che sto salendo. Mamma mia, che quanto è imponente questo pilastro. E poi queste sembrano veramente, sembrano un'enorme spina dorsale. È incredibile. La prima volta che ho giocato a Gravity Rush e sono arrivato in questo punto, ho pensato: cavolo, ma siamo arrivati alla fine del pilastro, siamo alla base del pilastro, siamo arrivati all'inizio, siamo sulla superficie, sulla terra? E invece no. Mamma mia. Cioè, avete visto? Quel punto in cui sono uscito sembrava la fine del pilastro e invece guardate che roba, ragazzi. Guardate che roba. È incredibile. Non si vede più la città. Scusa, Kat. A quanto pare sì, posso alterare la gravità. Però, visto che non... Guarda queste. Guarda queste cose. Cosa ho detto? Spine dorsali. Sembrano proprio queste. Sembra di essere dentro un organismo. È veramente bestiale. Guarda, guarda chi c'è. Raven, porca di quel... Questo lo staremo a vedere. Boss Raven. Fatti sotto merdaccia se questa si può chiamare Raven. Cioè, un boss, scusa. What? E via! Il problema è che mi tocca tenere attiva la gravità se voglio schivare i suoi attacchi, porca vacca.
No, ma dove mi aveva preso? Oh la Madonna! Ci vediamo, Raven! Io scendo! Come non detto. Aia, questo l'ho sbagliato, mannaggia. Adesso ti sistemo io. Ciao Raven! Salutami questo Ndelica, che nome di merda. Prendi la vita? Sì! Dai che ci siamo! Guardala, non... Oh, non demorde, eh! Prendila! Dai che ci siamo! Cos'era quel ruggito da T-Rex? L'odore plan, smashy plan. Polera rosa, la shuju. Pensu on se la blan. Noir anduvi. Polera koa kinua du tuleali bima un sav. Thank you.
Shania! Episodio 13. I bambini non possono capire. Fantastico. Ma dai, si è veramente addormentata! Vabbè, vediamo di uscire da qui. Questa dorme. Ok, cerchiamo Dusty. Fischia! Fischia! Questo è il paradiso in terra! Guarda lì, guarda lì! Il paradiso in terra! Aspetta, aspetta, vai! No, dove? Ah, c'è sto bambino di merda che corre. Ma porca vacca. Prendili a pedate, Kat. Oh oh. Shania. Vai, vai, vai! Forza, chi è il prossimo?
L'ho mancato. Oddio lo Street Shark! E amo il lampione. Che succede? Che sono caduto. È sempre il lampione. Li ho sistemati tutti?